Nella cornice suggestiva delle colline bosniache, Međugorje è diventata negli anni sinonimo di apparizioni mariane e di un fervore religioso che attrae milioni di pellegrini. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Tra i veggenti, che affermano di ricevere messaggi dalla Vergine Maria, c'è un uomo la cui storia è avvolta in un'aura di mistero e di timore reverenziale. Per decenni ha custodito nel suo cuore un segreto, una profezia sconvolgente che gli era stato comandato di rivelare solo quando i tempi fossero maturi. Quel tempo, a quanto pare, è giunto. Il suo nome è avvolto nel silenzio, protetto da coloro che credono nella veridicità delle sue parole. Lo chiameremo Ivan, un nome comune in questa terra intrisa di fede. Ivan è un uomo semplice, segnato dal peso di una responsabilità immensa, quella di essere messaggero di una verità difficile da accettare. La sua voce, quando racconta la sua storia, è calma e pacata, ma i suoi occhi tradiscono una profonda sofferenza. Fin dalle prime apparizioni, avvenute quando Ivan era solo un ragazzo, la sua vita è cambiata radicalmente. La serenità della sua infanzia contadina ha lasciato spazio a un destino straordinario, gravoso e spesso doloroso. Le apparizioni, racconta, erano eventi di luce accecante e di una pace indescrivibile. La Vergine, che si presentava come la regina della pace, gli affidava messaggi di speranza e di amore, ma anche di avvertimento per un'umanità che si allontanava sempre più da Dio. Tra i tanti messaggi, uno in particolare turbava Ivan profondamente. Era un segreto, un'oscura profezia che riguardava il futuro della Chiesa e del mondo intero. La Vergine gli aveva espressamente chiesto di custodirlo nel suo cuore e di rivelarlo solo quando l'umanità si fosse trovata sull'orlo del precipizio. Per anni, Ivan ha portato questo peso immenso, vivendo in bilico tra il silenzio e la necessità di gridare al mondo la verità che gli era stata affidata. Ivan descrive la notte in cui ricevette la profezia come una notte diversa dalle altre. Era il crepuscolo e lui si era appartato in preghiera come era solito fare. La luce del tramonto tingeva il cielo di sfumature violacee, creando un'atmosfera surreale e sospesa. Improvvisamente, una luce intensa lo avvolse e Ivan si trovò di fronte alla figura eterea e materna della Madonna. Ma questa volta il suo volto non era solcato dalle lacrime che Ivan aveva imparato a conoscere. Era un'espressione diversa, carica di una profonda tristezza, di una premonizione terribile. Le sue parole risuonarono nel silenzio della sera come un tonfo sordo, spezzando la quiete apparente. «Il tempo è vicino, figlio mio», disse la Vergine con voce mesta. «Il segreto che ti ho affidato deve essere svelato». Per anni, Ivan aveva temuto questo momento. Aveva pregato affinché non arrivasse mai, che l'umanità trovasse la strada della redenzione senza bisogno di conoscere l'oscuro presagio. Ma la Madonna era stata chiara. Il segreto doveva essere rivelato quando i segni premonitori si fossero manifestati. E quei segni, negli ultimi tempi, si erano fatti sempre più evidenti e inquietanti. Guerre, catastrofi naturali, odio e divisione sembravano dilagare nel mondo come un'epidemia inarrestabile. La Chiesa stessa, baluardo della fede, sembrava vacillare sotto i colpi di scandali e di una crisi interna che minava le sue fondamenta. Ivan, osservando questi eventi, sentiva il peso del segreto farsi sempre più insostenibile. Sapeva che era giunto il momento di parlare. Con voce rotta dall'emozione, Ivan ha deciso di rompere il silenzio. Ha rivelato che la profezia parla di una Chiesa divisa, dilaniata da lotte intestine e da una profonda crisi di fede. Alcuni alti prelati
accecati dalla brama di potere e dalla corruzione, si sarebbero allontanati dal messaggio evangelico, diventando strumento degli interessi mondani. La loro condotta immorale e i loro abusi avrebbero gettato discredito sulla Chiesa, allontanando i fedeli e minando la credibilità del messaggio cristiano. La profezia parla di un falso profeta, che si eleverà a posizioni di potere all'interno della Chiesa, ingannando molti con parole melliflue e dottrine devianti. La rivelazione di Ivan ha scosso la comunità dei fedeli. Molti si sono rifiutati di credere alle sue parole, liquidandole come fantasie di un visionario. Altri, invece, hanno visto nella profezia la conferma dei propri timori, la spiegazione di una crisi che sembrava inarrestabile. La Chiesa si è trovata divisa tra coloro che difendevano lo status quo, negando ogni accusa di corruzione e di immoralità, e coloro che chiedevano a gran voce un rinnovamento profondo, una purificazione che riportasse la Chiesa alle sue origini evangeliche. La profezia di Ivan non risparmia critiche nemmeno ai vertici della Chiesa. Parla di pastori che hanno abbandonato il loro gregge, di uomini di Chiesa che hanno anteposto il potere personale e il benessere materiale alla cura delle anime. Descrive un clero arroccato nei palazzi, lontano dai problemi della gente comune, più preoccupato di difendere i propri privilegi che di annunciare il Vangelo ai poveri e agli ultimi. La profezia parla di una Chiesa che ha perso la sua bussola morale, diventando un'istituzione mondana, lontana dalla semplicità e dalla radicalità del messaggio di Cristo. La profezia di Ivan rappresenta una sfida per la fede di milioni di cattolici. Come conciliare la santità della Chiesa, corpo mistico di Cristo, con la debolezza e il peccato dei suoi membri, anche di quelli che occupano le posizioni più alte? È una domanda che tormenta i cuori dei credenti, che cercano risposte nelle sacre scritture, nella tradizione e nel magistero della Chiesa. La profezia non offre risposte facili, ma invita a una riflessione profonda, a un esame di coscienza personale e comunitario. La profezia di Ivan non si limita a scuotere la Chiesa, ma si estende anche al destino del mondo intero. Parla di un'umanità che ha perso la strada, che ha voltato le spalle a Dio e ai suoi comandamenti, precipitando in un abisso di egoismo, di violenza e di autodistruzione. Guerre, carestie, epidemie e catastrofi naturali sono solo alcuni dei segni premonitori di un'apocalisse imminente. L'umanità, accecata dalla sua arroganza e dalla sua sete di potere, sembra correre incontro al suo destino, incurante degli avvertimenti che giungono da ogni parte. Nonostante il tono apocalittico, la profezia di Ivan non è un messaggio di disperazione, ma un appello alla conversione, un invito a ritrovare la strada della fede e della ragione. La Madonna, nella sua infinita misericordia, non abbandona l'umanità al suo destino, ma le indica la via della salvezza. La preghiera, il digiuno, la penitenza e la carità fraterna sono le armi spirituali che i credenti sono chiamati a impugnare per combattere le forze del male e costruire un mondo più giusto e fraterno. La profezia è un monito, un invito a non perdere la speranza, a confidare nella potenza dell'amore di Dio, che può vincere ogni oscurità.